Buonasera a tutti e ben ritrovati per il quarto appuntamento del secondo anno di Garden Sentieri Sonori, la rubrica in onda su Vale Pro TV che dalle rive del Cornaschi vi condurrà alla scoperta di un progetto multimediale al quale potreste partecipare anche voi. Questa è l'ultima puntata dedicata ai miei primi 6 album incentrati quasi esclusivamente sulla esplorazione delle potenzialità delle variazioni timbriche e penultima condotta alla scoperta delle molteplici spiagge dei 10 album di Marine Garden, prima traduzione musicale del 25esimo dei 28 giardini simbolici descritti nel 2000 da Duccio Demetrio nel suo libro Di che giardino sei? Conoscersi attraverso un simbolo, ristampato nel 2016 dall'editore Mimesis. In questa puntata, infatti, vi presenterò l'ultima delle 4 variazioni coloristiche di Marine Garden 9, in cui le voci ibride dei sintetizzatori, mezze umane e mezze elettroniche, ci immergeranno in un mondo mitologico marino, in cui le sirene ci ammaliranno cantando tanto dal cielo della mitologia greca, quanto dal mare dell'immaginario medievale o assiro. Ugar potis tede, parelas enei melaine, pringhe meon meligerin, apostomaton opacusai. Oggi pertanto ci fermeremo per incontrare le Seirenes, il cui incerto etimo antico greco forse associabile al semitico sir, che significa cantare, o al sanscrito surya, ossia il deva del sole, le lega tanto allo splendore incandescente di Sirio, quanto al sibilo dei venti e dunque ai demoni delle tempeste, tanto alla simbolica fune con cui i loro canti legano a sé i naviganti, quanto alle vespe o alle api e quindi alle graie, le cui discordanti e talvolta paradossali descrizioni le vedono come vergini aggraziate, simili a cigni, ma nate vecchie con un solo occhio e un solo dente. Dopo lo stacco pubblicitario potremo dunque vedere con le orecchie e sentire con gli occhi, grazie anche alla complicità del commento visivo a cura di Vittorio Gazzera, non solo le sirene nel fremito delle onde verdazzurre, dipinte da Arnold Böcklin che ispirarono i versi di Guido Gozzano, ma anche le sirene lapidee dal bruno manto di musco. Nel gioco delle onde ci verranno incontro anche i versi di Stéphane Mallarmé. Nulla spuma, vergine verso, solitudine scoglio stella. Per chiudere infine la nostra avventura di stasera coi versi di Thomas Ternst Eliot. E per un'ultima volta con quelli di Guido Gozzano. Ci siamo troppo attardati nelle camere del mare con le figlie del mare incoronate d'alghe rosse e brune, finché le voci umane ci svegliano e anneghiamo. E al mare nostro più non resta viva che l'immagine fatta di memoria, svelta nel solco dove più ribolle la spuma e dove l'onda è tutta gemme. Prima però di lasciarvi all'ascolto dell'ultimo dei 6 album di Marine Garden, originati ciascuno da 4 variazioni timbriche del medesimo canone mensurale, che descrivono paesaggi e stati d'animo sempre differenti in virtù della sola forza evocativa dei colori dei loro rispettivi arrangiamenti, vi ricordo che, come potrete approfondire grazie ai link riportati nel testo descrittivo di questo video,
La mia musica e dunque anche quella di Gardens sono state selezionate per essere in mostra nel 2021 ad Arte in Fiera Dolomiti. Su di me e sulla mia musica oggi potrete leggere altri approfondimenti anche sul blog di Safe Creative Italia, che mi ha dedicato un'intervista, e sul sito de Il Saxofono Italiano. Storia, didatti, interpreti, autori e opere per sassofono in Italia all'indirizzo www.ilsassofonoitaliano.it. Vi ricordo di leggere il bando per accedere alle selezioni di Gardens, aggiornato al 26 gennaio 2021, scaricabile in formato PDF dal sito di Valle Pro, che presto però sarà sostituito da un ulteriore aggiornamento, visto che Gardens oggi è in modo conclamato un progetto multimediale che mira a coinvolgere tutti e cinque i sensi, e quindi artisti di ogni disciplina e scienziati di ogni branca. Non perdetevi la colossale saga musicale di Fluvial Garden, oggi in corso di pubblicazione sulla mia pagina di Bandcamp, nelle magistrali interpretazioni di Angelo Turchi e Guido Picariello, dedicatari del mio primo libro di variazioni sul Capriccio Opera 80 di Amilcare Ponchielli. Sostenete economicamente la produzione musicale del progetto Gardens acquistando o regalando anche una sola singola traccia a partire da un prezzo di 2 euro. Non mancate di visitare il negozio online di Valle Pro TV. Vi troverete un ricco assortimento di simpatiche e originali idee regalo, ispirate anche a questa trasmissione e al mio gruppo d'arte, Libra Space Travel Agency. Vesti e regala Garden Sentieri Sonori e sostieni il lavoro di Valle Pro TV. È giunta l'ora di cedere la parola alla pubblicità. Ma non cambiate canale se non volete perdervi il piatto forte di questa rubrica, ossia l'animazione di Vittorio Gazzera che in esclusiva per gli spettatori di Valle Pro TV ci accompagnerà lungo l'assaggio musicale di stasera, tratto da Marine Garden 9. Buona visione e restate con noi! Sono Elisa e sono la titolare della cartolibreria giocattoli Da Elisa. Qui potrete trovare un vasto assortimento di articoli di cancelleria. Potete fare le fotocopie, stampe da chiavetta, potrete plastificare, ordinare libri di testo scolastico, insomma, tutto quello che riguarda il mondo della cartoleria. Avrete inoltre un'ampia scelta di giocattoli, dalla prima infanzia al gioco in scatola, giochi per tutte le età. Si effettua anche il servizio di noleggio o gonfiaggio con il gaseio. Troverete degli articoli regalo che varieranno molto in base anche alle varie festività, Natale, Pasqua, compleanni, cresime, comunioni, insomma. Tutte le occasioni sono buone per venirmi a trovare e io vi aspetto qui, in via Po 21 a Paesana. Ciao!